ragazzi che appunto si stanno sistemando per poter poi partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia. Ecco, padre Claudio, volevo sottolineare un particolare. Migliaia e migliaia di donne hanno lavorato per preparare i paramenti per questa celebrazione. Le casule, le stole, e le mitre per i vescovi, i purificatori per la messa. E ci sono state persone che hanno donato la stoffa. Ma ci sono state poi coloro che hanno Una confezionato, notizia, tutti qualcuno dello i diocesi giovani. di Udine, questo è purtroppo è una importantissimo, notizia perché i poco trascati di Udine felice, avevano cioè il Papa che Movido non potranno Orellas, por favor. ricevere l'Eucarestia questa mattina, cioè il corpo del Signore, e dovranno fare tutti la comunione spirituale. Perché delle 14 cappelle dell'Eucaristia il vento ne ha distrutto 10 e ogni cappella era punto di riferimento per la distribuzione della comunione dell'Eucaristia. E sarà un sacrificio, ma io penso che anche questo sia un altro segno particolare per tutti quei milioni e milioni di giovani che non sono qui. E che anche loro potranno spiritualmente chiedere al Signore, seguendo la messa del Papa, che Cristo entri in loro. Non è una notizia, ripeto, ancora felice, perché l'Eucaristia è la forza, è il farmaco dell'immortalità, come viene chiamata e come Giovanni Paolo II soleva ripetere. E noi abbiamo bisogno di mangiare l'Eucaristia. Purtroppo il vento, diciamo, quel momento di uragano che c'è stato, ha distrutto 10 delle 14 cappelle, e allora, proprio per il rispetto verso l'Eucaristia, la decisione è stata quella che i fedeli vivano una comunione spirituale. Don Guido, abbiamo visto l'arrivo del Papa, è salito a bordo della vettura panoramica e ora inizierà questo viaggio tra i corridoi di questa grande spianata che appunto raccoglie questi 2 milioni di giovani. A completamento della notizia che è appena stata letta, un'altra dice che i ragazzi sono invitati, quando lasceranno l'aeroporto militare Quattro Vientos, a recarsi nelle chiese di Madrid per accostarsi, per chi lo desidera, al sacramento dell'Eucarestia. A proposito della mail che abbiamo letto prima, il gruppo dalla Cina che ha scritto pochi attimi fa, telepace, la stiamo seguendo tramite un computer. Grazie per aver letto la nostra mail, che Dio vi benedica, Don Guido, Don Claudio, e che la nostra mail dia forza e coraggio a chi si trova in difficoltà. Mentre poi la mamma di Ilaria da Chievo, Verona, è stato bello ricevere via SMS il buongiorno di Ilaria, ricco di entusiasmo per ciò che ha vissuto ieri sera nonostante il temporale e questa notte. Grazie per aver tranquillizzato tutti noi genitori con le notizie sui ragazzi e sul tempo. Grazie soprattutto per il servizio che fate. Auguro ai ragazzi e a voi tutti un buon rientro in Italia. Siete splendidi, che la pace nel Signore unita nelle vostre preghiere. Auguro a tutti buona giornata. Renza, dalla parrocchia di Sant'Antonio Abate di Chievo in Verona. GMG Madrid @telepace.net per le vostre mail. E ora iniziamo a seguire il cammino del Papa tra questi ragazzi che, dopo tanto attendere, ora lo possono vedere un po' più da vicino. Prima vedevamo le immagini dall'alto, che c'è un settore che è proprio lontanissimo dall'area presbiterale che è stata costruita, dove è stato posto l'altare, e ci auguriamo che almeno in questo passaggio del Papa tra i ragazzi sia loro permesso di vederlo, se non da vicinissimo, comunque di scorgere la bianca vettura che, come dicevamo, ora inizia il suo cammino. Questo ci fa
presagire che la messa prima delle 10 credo sarà difficile abbia inizio. Comunque seguiamo in diretta lo svolgersi degli eventi e ancora ci prepariamo a vivere con gioia questa mattinata del tutto particolare. Il Papa viene accompagnato dal battimani, dagli applausi di questi giovani che sembrano quasi incoraggiare il Papa, dargli forza. Lui è venuto a confermare tutti nella fede. Sottofondo sentiamo l'inno della GMG. Io chiedo alla regia di Roma, perché ormai il Papa è qui, anche di far partire la sigla del centro televisivo, quindi poi potremo continuare a seguire e a commentare le immagini prima dell'inizio della Santa Messa. Signore, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, il tuo popolo ti acclama e desidera dimorare in te per andare nel mondo con la tua gioia nel cuore e la tua parola sulla bocca, grazia, e grazie anche a Grazia per queste parole. Cari Don Guido e Don Claudio, un grazie di cuore per il vostro grande impegno per seguire la GMG. Abbiamo i nostri 3 figli a Madrid e grazie a voi abbiamo seguito intensamente queste giornate. Dio vi benedica, Paola e Francesco, parrocchia di Scardevara. E poi un caro saluto al Santo Padre e a tutti i giovani arrivati da ogni parte del mondo, Enrichetta Terno d'Isola, Bergamo. Seguire queste immagini che ci raccontano dei ragazzi che attendono, salutano e gioiscono per la venuta di Papa Benedetto XVI.
Leggiamo altre mail che stanno arrivando qui a Madrid, dove Telepace ha il suo quartier generale presso la casa salesiana di Atocha. Cari amici di Telepace, siamo Alberto e Ilaria dalla parrocchia di Sandrà Verona. Ci siamo conosciuti grazie alla GMG di Colonia del 2005. Ora seguiamo, grazie a voi, la GMG di Madrid con la nostra piccola Martina. Grazie di cuore Alberto e Ilaria, grazie a voi carissimi e un saluto particolare alla piccola Martina. Grazie da Roma a Telepace, sono Maria Grazia che con la mamma di 87 anni ha partecipato con tanto amore e fervore alla gioia e vitalità dei milioni di ragazzi che sono lì a Madrid. Questa è la chiesa vicina al Vicario di Cristo, Benedetto XVI, questa è la chiesa di Cristo per la quale lui ha dato la sua vita sulla croce. Viva è la chiesa nel mondo perché attraverso... La prima in lingua italiana, la seconda in lingua cinese, quindi anche questo è un segno. E al termine della messa, altro particolare, il Santo Padre benedirà e imporrà a cinque giovani una piccola croce, mentre la stessa croce sarà consegnata a tutti i giovani della GMG, come mandato missionario che tu ricordavi, Padre Claudio. Poi il Papa annuncerà la data, più che la data, annuncerà il luogo e l'anno in cui avverrà la prossima GMG, e i giovani spagnoli consegneranno la croce della GMG ai giovani chiamati a preparare la prossima giornata mondiale. Quindi sarà una messa speciale e particolare. Sì, Don Guido ricordava questa iniziativa che ha visto tante donne della Spagna preparare i paramenti e quanto è necessario per la celebrazione dell'Eucaristia, e noi che siamo veneti, cucire e cantare, appunto cucire e cantare, lavorare con la gioia nel cuore, è un'immagine molto bella perché non è un lavoro forzato, un lavoro fatto perché bisogna in qualche modo farlo, ma è l'espressione di un lavoro fatto con il cuore, fatto con anche il pensiero della finalità, cioè questo mettersi a servizio della celebrazione eucaristica che oggi conclude la 26esima giornata mondiale della gioventù. Il Papa ormai si sta avvicinando al luogo dove presiederà l'Eucaristia. Abbiamo visto tantissimi sono i sacerdoti che appunto indossano i paramenti preparati per l'occasione. Allora, fra qualche momento anche il Papa indosserà i paramenti liturgici. Io colgo l'occasione per continuare a leggere le mail che ci state mandando, perché poi, come sempre, nel momento in cui avrà inizio il canto che ci introdurrà nell'Eucaristia, noi seguiremo la celebrazione eucaristica invitando tutti ad unirvi spiritualmente a questo momento di grazia. Volevo comunicare la mia gioia di sentirmi Chiesa presente con voi a questo appuntamento. Avvertiamo ogni giorno il rumore dell'albero che cade senza vedere la foresta che cresce. Ringraziamo Dio perché si rende presente nella sua Chiesa. Anna Mauri, Rimini. Poi ti benedico Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché attraverso la piccola Telepace hai operato cose meravigliose. Vediamo in questo momento i reali sempre ripresi dalle telecamere che ci stanno portando nelle nostre case questo meraviglioso evento di Madrid. Ma proseguo. La stella dell'evangelizzazione, il Beato Giovanni Paolo II e il Beato Giacomo Alberione vi benedicano, vi sostengano e vi accompagnino sempre. Con tanta riconoscenza vi saluto e prego per tutti voi, Teresa Mori. Grazie anche a Teresa per queste belle parole e anche per questo riferimento a un apostolo dei mezzi della comunicazione, quale fu
Giacomo Alberione e oggi i figli spirituali che continuano ad operare nel campo dei media portando la buona notizia. Ecco Padre Claudio, colgo anch'io l'occasione di salutare Teresa Mori per ringraziarla di quel piccola Telepace, perché il segreto di Telepace è proprio lì, nell'essere piccola. Santo Padre, ora che è sceso dalla vettura panoramica, sta salutando Re Juan Carlos e la regina Sofia che è accanto a lui. Anche Re Juan Carlos aveva da dire qualcosa al Papa, probabilmente ha seguito, ieri sera aveva qui il figlio, ha seguito ieri sera tramite la televisione quello che è avvenuto e come il Papa pensa.
Querido y venerado Santo Padre, el sol ha amanecido en Madrid luminoso y ardiente. Su luz baña la meseta castellana que vemos extenderse por el noroeste y el norte hasta las estribaciones de la no muy lejana sierra madrileña, como una invitación a mirar a lo alto, en busca de los horizontes que iluminan el futuro definitivo del hombre, los del cielo. Esta claridad esplendorosa de la mañana madrileña presagia y augura la luz plena y definitiva de Jesucristo resucitado, cuya Pascua vuelve a actualizarse en la celebración del sacramento de la Eucaristía, presidida por el sucesor de Pedro, el apóstol que profesó el primero entre los doce la clara e inequívoca confesión de fe en su Maestro y Señor: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Querido Santo Padre, después de una noche de vigilia, de tormenta y de viento, transcurrida en intensa oración eucarística, y después de haber estado toda la noche en cuatro vientos, los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud 2011, acompañados por sus sacerdotes, forman esta magna asamblea litúrgica de una solemnísima Eucaristía en la que la catolicidad de la Iglesia brilla como en pocas otras. Es el momento culminante de la Jornada Mundial de la Juventud. Es el momento del sí a Cristo, el sí de las vidas convertidas, el sí de la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, el sí a la llamada para ser un apóstol seglar en medio del mundo tan convulso y problemático de nuestro tiempo. Un mundo indigente de verdadera y sólida esperanza, de justicia y solidaridad. Con este inquietante panorama moral y espiritual se encontrarán cuando retornen a sus países de origen. Urge su sí al matrimonio y a la familia proyectada y realizada según el plan de Dios, al Evangelio de la vida. El sí a una vida en Dios que es amor, como tan bellamente lo explica el Papa en la primera encíclica de su pontificado. Los jóvenes, querido Santo Padre, que le han rodeado estos días de sus cariñosas y constantes atenciones y muestras entusiastas de veneración y afecto filial, extraordinariamente receptivos para sus palabras y su mensaje, están dispuestos a ofrecerle al Señor un nuevo o un renovado sí, apoyados y confiados en el sí de Pedro, que el Papa encarna y actualiza para ellos y con ellos en esta solemnísima celebración de la Eucaristía. Unidos en la comunión del cuerpo santísimo y sangre de Cristo que van a recibir, marcharán a sus casas y ambientes dispuestos a ser testigos valientes del Evangelio de Jesucristo con las palabras y con las obras. Aceptan sin vacilar el envío misionero que el Santo Padre quiere hacerles, porque saben muy bien que caminan con Cristo, en Cristo, su hermano, su amigo, su Señor. Cuando lo hacen en la comunión visible de la Iglesia presidida por el sucesor de Pedro y de la mano de María, la Santísima Virgen, la Reina de los Cielos y Madre de la Iglesia, e imitando el ejemplo de los santos. Los patronos de esta jornada mundial, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, San Juan de Ávila y San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Santa Rosa de Lima, San Rafael Arnaiz y el Beato Juan Pablo II, les acompañarán en la nueva etapa de sus vidas que comienza hoy, a fin de que sean testigos de la verdadera alegría, de la alegría de Cristo resucitado. La única alegría que no perece, la única capaz de ganar el corazón de sus jóvenes amigos y compañeros, la única alegría capaz de salvar al mundo. Cuente con ellos, Santo Padre. Muchas gracias. Queridos jóvenes,
He pensado mucho en vosotros en estas horas que no nos hemos visto. Espero que hayáis podido dormir un poco, a pesar de las inclemencias del tiempo. Seguro que en esta madrugada habréis levantado los ojos al cielo más de una vez, y no solo los ojos, también el corazón. Eso os habrá permitido rezar. Dios saca bienes de todo. Con esta confianza y sabiendo que el Señor nunca nos abandona, comenzamos nuestra celebración eucarística llenos de entusiasmo y firmes en la fe. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Queridos hermanos, al celebrar llenos de gozo la resurrección del Señor, iniciamos nuestra celebración evocando cómo Dios, por medio del bautismo, nos injertó en la muerte y resurrección de su Hijo y nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Pidamos pues al Señor que el agua que vamos a bendecir y derramar sobre nosotros reavive nuestro bautismo. Señor Dios, Creador de todas las cosas, que por el agua y el Espíritu diste forma y figura al hombre y al universo, Cristo Jesús, que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar los sacramentos de salvación. Espíritu Santo, que del signo bautismal de la Iglesia nos haces renacer come nuevas criaturas. Señor Dios, dador de vida, que en el domingo, día memorial de la resurrección, reúnes a tu Iglesia, esposa y cuerpo de Cristo, bendice a tu pueblo y por medio de esta agua reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del bautismo, nuestra primera Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. Aclama a Dios, tierra entera. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino.
gloria in excelsis Deo. Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alianza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Verbum Domini.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en première et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Bene Domine. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia».
y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Verbum Domini. Queridos jóvenes, con la celebración de la Eucaristía llegamos al momento culminante de esta Jornada Mundial de Juventud de la Juventud. Al veros aquí, venidos en gran número de todas partes, mi corazón se llena de gozo pensando en el afecto especial con el que Jesús os mira. Sí. El Señor os quiere y os llama amigos suyos. Él viene a vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino para abriros las puertas de una vida plena y haceros partícipes de su relación íntima con el Padre. Nosotros, por nuestra parte, conscientes de la grandeza de su amor, deseamos corresponder con toda generosidad a esta muestra de predilección con el propósito de compartir también con los demás la alegría que hemos recibido. Ciertamente, son muchos en la actualidad los que se sienten atraídos por la figura de Cristo y desean conocerlo mejor. Perciben que Él es la respuesta a muchas de sus inquietudes personales. Pero, ¿quién es Él realmente? ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido sobre la tierra hace tantos años tenga algo que ver conmigo hoy? En el Evangelio que hemos escuchado, vemos representados como dos modos distintos de conocer a Cristo. El primero consistiría en un conocimiento externo, caracterizado por la opinión corriente. A la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, los discípulos responden, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. Es decir, se considera a Cristo como un personaje religioso más de los ya conocidos. Después, dirigiéndose personalmente a los discípulos, Jesús les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro responde con lo que es la primera confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La fe va más allá de los simples datos empíricos o históricos. Es capaz de captar el misterio de la persona de Cristo en su profundidad. Pero
La fe no es fruto de esfuerzo humano, de su razón, sino que es un don de Dios. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tiene su origen en la iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar de su misma vida divina. La fe no proporciona solo alguna información sobre la identidad de Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la adhesión de toda la persona con su inteligencia, voluntad y sentimientos a la manifestación que Dios hace de sí mismo. Así la pregunta de Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo?, en el fondo está impulsando a los discípulos a tomar una decisión personal en relación a Él. Fe y seguimiento de Cristo están estrechamente relacionados. Y puesto que supone seguir al Maestro, la fe tiene que consolidarse y crecer, hacerse más profunda y madura, a medida que se intensifica y fortalece la relación con Jesús, la intimidad con Él. También Pedro y los demás apóstoles tuvieron que avanzar por este camino hasta que el encuentro con el Señor resucitado les abrió los ojos a una fe plena. Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondedle con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón joven como el vuestro. Decidle: Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. En su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús habla de la Iglesia. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. ¿Qué significa esto? Jesús construye la Iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la Iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su Iglesia. No se puede separar a Cristo de la Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo. La Iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Queridos jóvenes, permítanme que, como sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme ya también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la vida según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Tener fe
es apoyarse en la fe de tus hermanos y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia que os ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. Para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción frecuente del sacramento del perdón y el cultivo de la oración y meditación de la palabra de Dios. De esta amistad con Jesús nace también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe. Necesita ciertamente a Dios. Pienso que vuestra presencia aquí, jóvenes venidos de los 5 continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. También a vosotros os incumbe la extraordinaria tarea de ser discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras y países, donde hay multitud de jóvenes que aspiran a cosas más grandes y vislumbrándose en sus corazones la posibilidad de valores más auténticos, no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios. Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón. Os encomiendo a la Virgen María para que ella os acompañe siempre con su intercesión maternal y os enseñe fidelidad a la palabra de Dios. Os pido también que rezáis por el Papa, para que como sucesor de Pedro pueda seguir confirmando a sus hermanos en la fe, que todos en la Iglesia, pastores y fieles, nos acerquemos cada día más al Señor, para que crezcamos en santidad de vida y demos así un testimonio eficaz de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres y la fuente viva de su esperanza. Amén. Ahora, durante algunos instantes, ahora nos quedamos en silencio, meditando en lo más profundo de nuestro corazón la palabra de Dios que hemos escuchado, acogiendo con docilidad el magisterio que nos ha ofrecido el Santo Padre. Now we will remain silent for a while, meditating in the depth of our hearts the word of God we have listened to, receiving with openness the teaching given by the Holy Father. Facciamo adesso un tempo di silenzio per meditare nel più profondo del cuore la parola di Dio che abbiamo ascoltato, accogliendo docilmente il magistero che il Santo Padre ci ha offerto. Thank you.
Credo in unum Deum. Para que todos los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud en esta tierra de María Santísima descubran el querer de Dios en sus vidas y respondan generosamente a la llamada que Dios les hace dentro de su corazón.
Oremus pro Ecclesia Santa Dei. Fedele alla confessione di Pietro, mantenga integra la fede in Cristo, Figlio di Dio, la proclami con fedeltà e audacia, affinché tutti gli uomini giungano alla conoscenza di Dio e del suo Figlio Gesù Cristo. Pontífice nostro Benedicto.请为现任教宗本笃十六世祈祷，愿基督向圣伯多禄宗徒所说的圣言能安慰并鼓励教宗，使他以智慧领导圣教会朝向天主的慈爱。 成为世界的表率，及世人与天主结合的标记和工具。 Oremus pro omnibus juvenibus mundi. من أجل شبان العالم الذين لم يعرفوا المسيح بعد، لكي يفتحوا قلوبهم للحقيقة ويسيروا في دروب الخير وينالوا بواسطة الكنيسة ومساعدتها نعمة الإيمان والرجاء والمحبة، وليتقبلوا نعمة الإيمان بالذي هو أصل الكون وغايته. Oremus pro hominum vitae necessitatibus. Za ubogich, smutnych i pozbawionych nadziei, za zepchniętych na margines społeczeństwa, żyjących pod jarzmem ideologii ateistycznych i niesprawiedliwych władz, za tych, którzy nie mają głosu, aby dochodzić swoich praw, za ofiary nienawiści i przemocy, aby w Kościele Chrystusowym odnaleźli pocieszenie, nadzieję i siłę do rozwiązania swoich problemów. Oremus pro familia Dei, odie e congregata. Für alle, die hier im Namen Christi des Herrn versammelt sind, dass wir unser Leben in den Seinen verwurzeln, unsere Existenz auf seinem Wort aufbauen und immer fest im Glauben verharren, damit wir in allen Momenten des Lebens die Wahrheit, die uns gerettet hat, bezeugen und allen Menschen die Freude des Evangeliums mitteilen. Señor, tú has querido que la palabra se encarnara en el seno de la Virgen María. Concédenos en tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina.
Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Orate, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicio los dones de la unidad y la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Virginum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui singulis quibus qui temporibus aptanda dispensas, mirisque modis Ecclesiae Tuae gubernacula moderaris, virtute enim Spiritus Sancti, ita eum adiuvare non desinis, ut subtito titius sit tibi semper affectu, nec in tribulatione supplicare deficiat, nec inter gaudia gratias referre desistat, per Christum Dominum nostrum. Et idio, coris angelici sociati, ti laudamus in gaudio confitentes. Thank you.
sanctus est Dominit meritus te lauda Dominis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non disinis, ut a solis ortus et ocasum, oblatio mundo offerato nomine tuo. Supplicis ergo te, Domine, te precamur, ut hic munera quidi sacranda detulimus, iudem spiritus sanctificaret in ieris, ut corpus et sanguis fiant, Filii tui Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accipit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradit. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Domine, iustem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes altum ius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius volui stimulatione placari, concediut vi corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu ius sancto repliti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, cum electis tuis hereditatem consequi valeamus. In primis cum beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Ec ostea nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem, atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinante in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Benedicto, et Episcopo nostro Antonio Maria, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, Votis uius familie,
quantibi a stare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Parlato ampiamente, le ostie non basteranno per tutti i presenti. Ci sono stati problemi col maltempo, per cui le tende dove erano custodite le particole per l'adorazione notturna, quelle che poi sarebbero servite alla messa di oggi, non sono accessibili, sono chiuse per motivi di sicurezza. Non era possibile consacrare un numero così rilevante di ostie, per cui appunto la comunione sarà distribuita solo a poche persone. Ma in una per me indimenticabile intervista, il cardinale Van Thuan, che era vietnamite, aveva avuto come sorte a partire da una famiglia che dal XVII secolo, quando si era convertita, aveva sempre avuto generazione dopo generazione un perseguitato per la fede. Nei suoi 15 anni di detenzione in un campo di concentramento mi raccontava che lui riusciva a consacrare ogni giorno una mollica di pane e una goccia di vino che teneva nella mano, però si era messo d'accordo con una guardia che si toglieva il berretto mentre lui recitava la formula di consacrazione, e a quel segno gli altri detenuti cattolici campo di concentramento all'unisono si mettevano in ginocchio a mani giunte. Il cardinale Van Thuan era convinto di aver così dato la comunione per 15 anni a tutti i perseguitati come lui. Molto bello, molto eloquente questo ricordo di Don Filippo Di Giacomo a proposito di un cardinale rimasto nel cuore di tante persone. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso sos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi custodio. Possiamo anche nella terra di Santa Teresa, che nella sua corrispondenza, nei suoi scritti, non mancava mai di dire il suo dispiacere, perché secondo le consuetudini del tempo era autorizzata a fare la comunione una volta al mese. E gli altri cristiani erano autorizzati a fare la comunione a Pasqua e a Natale. Le leggi liturgiche sulla comunione sono molto mutate. Il grande Papa, che ha per così dire concesso l'Eucaristia a tutti, anche ai bambini, e forse è bene ricordarlo, è il Papa che ha aperto con la sua santità un secolo che diventa veramente irripetibile nella storia della Chiesa, perché con Pio X, eletto Papa nel 1903, fino ai nostri giorni la Chiesa è stata guidata da una serie ininterrotta di Pietro, certamente molto presente, ma non solo nella storia della Chiesa, ma nella storia della santità vissuta concretamente dalla Chiesa. E poi ricordiamo, la citazione era involontaria, però Pio X alla sua festa liturgica proprio oggi.
gustemos ahora en silencio la dulce presencia de Cristo entre nosotros. Démosle gracias por el renovado don de su cuerpo y de su sangre. Alimentados por el mismo pan, custodiamos la alegría de ser la Iglesia de Cristo. Let us enjoy in silence the sweet presence of Christ among us. Ha insegnato il celebrante pontefice. Cari giovani, anche oggi Cristo si rivolge a voi con la stessa domanda che fece agli apostoli. Ma voi, chi dite che io sia? Rispondeteli con generosità e audacia, come corrisponde a un cuore giovane quale il vostro. Ditegli: Gesù, io so che tu sei figlio di Dio, che hai dato la tua vita per me. Voglio seguirti con fedeltà e lasciarmi guidare dalla tua parola. Tu mi conosci e mi ami. Io mi fido di te e metto la mia intera vita nelle tue mani. Voglio che tu sia la forza che mi sostiene, la gioia che mai mi abbandona. Così, Benedetto XVI. Alcuni giovani ricevono la comunione, pochi, che è stato detto, hanno questa possibilità, ma c'è comunque un grande clima di raccoglimento anche tra tutti gli altri giovani, come vedete. Un'omelia importante, quella del Papa che abbiamo ascoltato in precedenza. Il Papa è andato al cuore del Vangelo di oggi. La domanda di Cristo a Pietro, ha detto, è una domanda rivolta a tutti voi anche oggi. Chi è Cristo per noi oggi? La domanda centrale davvero della fede di tutti i tempi. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todos sepamos agradarte. Per Jesucristo nuestro Señor. Abbiamo pregato il Signore di portare in noi in pienezza l'opera salvatrice della Tua misericordia. Guidaci alla perfezione suprema e mantienici in essa, in modo tale che in tutto sappiamo compiacerti. La preghiera dopo la comunione. Beatissimo Padre, hemos llegado al momento culminante. Beatissimo Padre, siamo arrivati al momento culminante della 26ª giornata mondiale dei Giovani di Madrid. Ante usted, ecco, Santità, davanti a lei, Santità, a los jóvenes que i giovani convenuti dagli angoli più disparati della terra, una chiesa giovane, piena della gioia e dell'entusiasmo della fede. Sono giovani fieri della loro appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa. Si tratta veramente, è veramente una generazione che cerca Dio. Sono giovani che in questi giorni trascorsi a Madrid
hanno fatto la scelta di vivere veramente, come ci insegna San Paolo, radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. Sì, Santo Padre. Sì, Santo Padre. Esta es la juventud. Questa è la gioventù del Papa. En su persona. Nella sua persona, questi giovani incontrano sempre un vero padre che gli vuol bene. E un maestro della fede, una guida sicura, che insegna a non perdere mai di vista ciò che per la vita è essenziale, cioè Dio. Quel Dio che si è manifestato nel volto del suo Figlio, fatto uomo per la nostra salvezza. Grazie, Santo Padre, perché ci ricorda instancabilmente che i conti sull'uomo, senza Dio, non tornano. E i conti sul mondo, su tutto l'universo, senza di Lui, non tornano. Grazie, Santo Padre, per il dono prezioso del Yucat che i giovani hanno trovato negli zaini del pellegrino. E per le sue parole di paterna esortazione, studiate il catechismo con passione e perseveranza. Dovete sapere che cosa credete, dovete conoscere la vostra fede. Sì, dovete essere ben più profondamente radicati nella fede della generazione dei vostri genitori, per poter resistere con forza e decisione alle sfide e alle tensioni di questo tempo. Ora, al termine di queste giornate, di queste meravigliose giornate trascorse a Madrid, traboccanti di gioia, i giovani desiderano porgerle, Santo Padre, i sensi della loro viva e filiale devozione e gratitudine. Grazie di aver presieduto questa giornata mondiale della gioventù. Grazie per le parole che ha voluto rivolgere a questi giovani, parole di speranza che illuminano il loro cammino. Stretti intorno alla vostra santità, come successore di Pietro, vogliamo oggi rinnovare anche il nostro grazie al Beato Giovanni Paolo II. Per il dono delle giornate mondiali della gioventù, che hanno raggiunto ormai i 25 anni di storia. Quante vite cambiate, quante scelte vocazionali compiute, quanti frutti di santità. Santo Padre, è ormai arrivato il momento importante e tanto atteso dell'invio missionario. A conclusione della giornata mondiale della gioventù 2011, tutti i giovani qui presenti sono pronti
a ripartire da Madrid per il mondo intero, inviati dalla santità vostra come apostoli, apostoli della nuova evangelizzazione. Ognuno di loro ha ricevuto una piccola croce missionaria che lei, Santo Padre, tra poco benedirà. Una croce che gli dovrà ricordare sempre l'importante consegna oggi ricevuta di portarla nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità, annunciando a tutti che solo in Cristo, morto e risorto, c'è salvezza e redenzione. Santo Padre, benedica questo popolo di giovani missionari, radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede, pronti ad andare e testimoniare la loro fede fino ai confini della terra. Grazie, Santo Padre. E il grazie al Papa conclude l'intervento del Cardinale Rico, il polacco presidente del Pontificio Consiglio per i Laici di Castero Vaticano, che dall'inizio organizza le giornate mondiali della gioventù. Benedetto XVI imporrà le mani su tutti i giovani presenti, grande gesto apostolico dell'imposizione delle mani come invocazione dello Spirito Santo, benedirà le croci saranno baciate e poste a collo dai ragazzi, però cinque di loro lo riceveranno direttamente dal Papa e il Papa li inviterà a ricevere la croce come segno dell'amore di Cristo. Recepite il segno dell'amore di Cristo e di nostra fede. Predicate a Cristo e se crucificato. Ricevete questo segno dell'amore di Cristo e della nostra fede. Predicate Cristo e questo crocifisso è Lui, la forza di Dio e la saggezza di Dio. Ecco i giovani che ricevono dalle mani del Papa il crocifisso. E poi il Papa benedirà tutti i crocifissi. Ancora qualche giovane, una lunga processione in queste tre giornate di giovani che hanno avuto questo privilegio di scambiare qualche parola a tu per tu con il Papa. C'erano ancora questi cinque di oggi. Come vedete, la croce della giornata mondiale della gioventù sta per riprendere il suo cammino. Sarà consegnato dai giovani spagnoli ai giovani brasiliani incaricati di accompagnare la croce nel pellegrinaggio attraverso i continenti, partendo dal paese che la ospiterà come segno della prossima giornata mondiale della gioventù, e fare in modo che questa croce ricevuta, abbiamo sentito
che mentre veniva consegnata si acclamava con le laudi regis al Signore, a Cristo Signore dell'universo, e fare in modo che questo segno diventi veramente portatore di un pieno significato. Però qui vorrei anche così, avete sentito parlare certamente in questi giorni Plaza del Sol, le contestazioni e tutto il resto, poi in realtà quello che io vi ho visto regolarmente erano dei gruppetti di ragazzi che a ora di pranzo si mettevano in cerchio e condividevano un panino, una bevanda. Ma quante volte ho visto questi giovani non toccare cibo senza aver fatto prima il segno della croce e recitato una preghiera, e spesso erano le ragazze che prendevano l'iniziativa. Ecco, la croce è probabilmente già giunta a destinazione. Queridos amigos, ahora vais a regresar a vuestros lugares de residencia habitual. Vuestros amigos querrán saber qué es lo que ha cambiado en vosotros después de haber estado en esta noble vida con el Papa y cientos de miles de jóvenes de todo el orbe. ¿Qué vais a decirles? Os invito a que deis un audaz testimonio de vida cristiana ante los demás. Así seréis fermento de nuevos cristianos y haréis que la Iglesia despunte con pujanza en el corazón de muchos. ¿Cuánto he pensado en estos días en aquellos jóvenes que aguardan vuestro regreso? Transmitirles mi afecto, en particular a los más desfavorecidos, y también a vuestras familias y a las comunidades de vida cristiana a las que pertenecéis. No puedo dejar de confesaros que estoy realmente impresionado por el número tan significativo de obispos y sacerdotes presentes en esta jornada. A todos ellos doy las gracias muy desde el fondo del alma, animándolos al mismo tiempo a seguir cultivando la pastoral juvenil con entusiasmo y dedicación. Saludo con afecto al señor arzobispo castrense y agradezco vivamente al ejército de la ERE el haber cedido con tanta generosidad la base aérea de Cuatro Vientos. Precisamente en el centenario de la creación de la aviación militar española. Pongo a todos los que la integran y a sus familias bajo el materno amparo de María Santísima en su advocación de Nuestra Señora de Loreto. Asimismo, y al conmemorarse ayer el tercer aniversario del grave accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Barajas, que ocasionó numerosas víctimas y heridos, deseo hacer ligar mi cercanía espiritual y mi afecto entrañable a todos los afectados por ese lamentable suceso, así como a los familiares de los fallecidos, cuyas almas encomendamos a la misericordia de Dios. Me complace anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será Río de Janeiro. Pidamos al Señor ya desde este instante que asista con su fuerza a cuantos han de ponerla en marcha y aliane al camino a los jóvenes de todo el mundo para que puedan reunirse nuevamente con el Papa en esa bella ciudad brasileira.
Queridos amigos, antes de despedirnos, y a la vez que los jóvenes de España entregan a los de Brasil la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, como sucesor de Pedro, confío a todos los aquí presentes este grande cometido. Llevad el conocimiento y el amor de Cristo por todo el mundo. Él quiere que seáis sus apóstoles en el siglo XXI y los mensajeros de su alegría. No lo defraudéis. Muchas gracias. Le Christ vous demande aujourd'hui d'être enraciné en lui et de bâtir avec lui votre vie sur le roc qu'il est lui-même. Il vous envoie pour être des témoins courageux et sans complexe, authentiques et crédibles. N'ayez pas peur d'être catholique, d'en témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Que l'Église trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la bonne nouvelle. I greet all the English-speaking young people present here today. As you return home, take back with you the good news of Christ's love, which we have experienced in these unforgettable days. Fix your eyes upon him, deepen your knowledge of the gospel, and bring forth abundant fruit. God bless all of you until we meet again. Liebe Freunde, Glaube ist keine Theorie. Glauben heißt, in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu treten und die Freundschaft mit ihm in Gemeinschaft mit anderen.
in der Gemeinschaft der Kirche zu leben. Vertraut Christus euer ganzes Leben an und helft euren Freunden, dass auch sie zur Quelle des Lebens, zu Gott gelangen. Der Herr mache euch zu frohen Zeugen seiner Liebe. Cari giovani di lingua italiana, vi saluto tutti. L'Eucaristia che abbiamo celebrato è Cristo risorto, presente, vivo in mezzo a noi. Grazie a Lui la vostra vita è radicata e fondata in Dio, salda nella fede. Con questa certezza ripartite da Madrid e annunciate a tutti ciò che avete visto e udito. Rispondete con gioia alla chiamata del Signore, seguitelo e rimanete sempre uniti a Lui. Porterete molto frutto. Queridos jovens e amigos de língua portuguesa, encontraste Jesus Cristo. Sentir vocês em contracorrente no meio de uma sociedade onde impera a cultura relativista que renuncia a buscar e a possuir a verdade. Mas foi para este momento da história, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o Senhor vos mandou, para que, graças à vossa fé, continue a ressoar a boa nova de Cristo para toda a terra. Espero poder encontrar-vos daqui a 2 anos, na próxima Jornada Mundial de Juventude no Rio de Janeiro, Brasil. Até lá, rezemos uns pelos outros, dando testemunho da alegria que brota de vir enraizados e edificados em Cristo. Até breve, queridos jovens, que Deus vos abençoe. Troci moci polaci, silni viaro, sakosceni v Christuše, nech obocujung vas, očimani v tých dniach od Boga talenti, ponšči jego sviatkami, nešči inim orenč evangeli, vašom modlitvom i psikladem šiča, pomagajče Europje, odnalešť jej šešćanske koženje. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Angela Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. La
La bendición del Santo Padre que vamos a recibir ahora se extiende también a todos nuestros seres queridos y a los objetos religiosos que cada uno lleva consigo. The blessing of the Holy Father that we are going to receive is also extended to all our loved ones and to the religious objects that you have brought with you. La benedizione del Santo Padre che stiamo per ricevere adesso si estende anche a tutti i nostri cari e anche agli oggetti religiosi che ognuno porta con sé. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E questo è l'atto conclusivo della 26ª giornata mondiale della gioventù. Sofia, che hanno assistito a questa celebrazione fin dall'inizio, si sono incontrati già prima, al momento in cui il Papa è sceso dalla Papa Mobile, al termine del grande giro lungo la spianata di Quattro Vientos, affollata di 1,5 milioni di persone, sono gli ultimi dati. Padre Lombardi, portavoce della sala stampa vaticana, dice che in sostanza è credibile, assolutamente ragionevole questo numero di 1,5 milioni. Ci sarebbero poi altri 200,000 che non sono entrati nell'area, non sono riusciti. E un'altra piccola annotazione: si era detto che allo stadio Vicente Calderon ci sarebbero stati maxi schermi per assistere rimanendo a Madrid alla celebrazione, ma in realtà questi maxi schermi poi non sono stati attivati. Dunque queste persone hanno provato anche loro, pari a venire a Quattro Vientos all'ultimo minuto. Il Papa saluta con ampi gesti delle braccia i presenti. Siamo al culmine dell'entusiasmo, tanto più che è stata annunciata la sede della prossima giornata mondiale della gioventù. Avete ascoltato, Rio de Janeiro 2013. Erano 20 i giovani brasiliani capitanati da Hugo Sierreira, a 30 anni, un giovane che lavora presso una ONG che si occupa anche di giovani, di bambini, e ha confidato tutto il suo entusiasmo nell'essere tra quei 20 che, dice, sono una rappresentanza di tutte le realtà, le regioni del Brasile, un po' una rappresentanza di tutta la Chiesa brasiliana scelta in questo modo dai vescovi. Il Papa in questo momento è appunto vicino a questi giovani, accanto alla croce. Sicurezza ha delle ragioni che i comuni mortali spesso è meglio non comprendano, però è evidente che dei giovani
brasiliani che sono arrivati così vicino al Papa, magari un bacetto che vorrebbero volentieri, e ci stanno provando in tutti i modi, però diciamo che la sicurezza vaticana a questo punto non digrigna i denti, è abituato al genere. Eh sì, e il Papa si sta recando a questo punto nella sagrestia, ora è atteso a alcuni impegni ufficiali in questo programma del viaggio in Spagna, il terzo del pontificato dal 18 al 21 agosto oggi. Si riparte per Roma oggi alle 19, è previsto adesso un pranzo con tutti i cardinali di Spagna, al seguito alle 17 un passaggio alla fiera dopo aver lasciato l'annunziatura per incontrare i volontari della GMG, e poi la cerimonia di congedo all'aeroporto, presenti ancora i reali di Spagna. Questo è il programma del Papa, che lascia in questo momento il presbiterio di questa grande scenografia, questa grande chiesa all'aperto, possiamo dire, in cui è stata celebrata la messa finale della 26esima giornata mondiale della gioventù. Anche la folla inizia un po' a muoversi, forse per fare il ritorno, insomma, in città Madrid, e poi si tratta di prendere i vari mezzi con cui tornare ai propri paesi, paesi lontanissimi in qualche caso. Sono rappresentati, è stato detto, 193 paesi di tutto il mondo, e sono molto eloquenti anche le bandiere che abbiamo visto più volte, abbiamo visto Cina, addirittura Israele, tante piccole comunità anche, ma veramente, anche se magari in minima parte, però sono presenti rappresentanze di... se aleja en el mar.